benvenuti in un nuovo video di Wine&Food Rec. Oggi andremo a degustare un vino prodotto da Terra d'Aligi. Questo vino è ottenuto da uve di Montepulciano, tipico vitigno dell'Abruzzo, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante la nostra degustazione. Il Montepulciano è un vitigno a bacca nera di origine antica, coltivato prevalentemente nel centro Italia. Tipico delle zone montuose, si è poi diffuso anche nelle zone collinari e costiere. Da questo vitigno si ottiene un vino rosso DOC, il Montepulciano d'Abruzzo, che viene prodotto dal 1968, anno in cui è nata la denominazione, nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Il vino che abbiamo scelto per la nostra recensione è il Montepulciano Terra d'Aligi, riserva 2015, che si presenta con una bottiglia elegante e un'etichetta molto classica, dalle tonalità avorio chiaro e dorate. Si tratta di un vino ottenuto da uve Montepulciano in purezza, coltivate in terreni argillosi e calcarei. Andiamo quindi ad aprire la bottiglia. Sotto l'elegante capsula di colore scuro troviamo un tappo di tipo agglomerato, anche se avremmo preferito trovare un classico sughero monopezzo. Il tappo comunque, che riporta il logo dell'azienda su tutte le superfici, non ha subito perdite e non ha prodotto muffe, come possiamo vedere. Adesso passiamo alla degustazione di questo vino rosso. All'esame visivo questo Montepulciano si presenta di un colore rosso rubino intenso, giovane nonostante sia dell'annata 2015. Già versando nel calice si percepisce una notevole densità e una limitata trasparenza, sensazione che vengono poi confermate dai movimenti del liquido nel calice in rotazione. Queste caratteristiche lasciano già presagire l'alta corposità. Al naso questo vino rilascia subito una leggera nota di affumicatura. Dopo una decisa rotazione del bicchiere, il vino comincia ad aprirsi, liberando in tutta la sua espressione l'aroma fruttato di frutti rossi maturi, tipico di questo vitigno. Subito dopo, con l'ossigenazione, note speziate di anice, lavanda e miele d'acacia. L'acidità alta si sente, ma non infastidisce. In bocca il vino è rotondo, avvolgente e crea quasi una sensazione oleosa. L'acidità non è invadente, la tannicità presente ma piacevole. Nel complesso è ben strutturato ed equilibrato. Dopo la deglutizione ha una lunga persistenza al palato con una lieve nota dolce sul finale. Come abbiamo visto, siamo di fronte a un vino molto strutturato. Possiamo abbinarlo tranquillamente a formaggi a pasta dura o secondo i piatti di carne, bianco rossa, ma anche di cacciagione. Mi raccomando, seguiteci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook Wine Food Rec. Alla prossima recensione. Ciao!